Ciao! In questo video vedremo come installare la stazione meteo compatta Xsense Mini di Xfarm. Oltre a quello che è contenuto nella confezione, avrai bisogno di un palo in metallo di almeno 3 metri con diametro compreso fra i 30 e i 40 mm, una trivella con un diametro di 10-15 cm ed almeno 50 cm di lunghezza, un martello di gomma, una chiave inglese 11, una bussola ed una livella, ma basta anche una semplice app per smartphone. Tieni presente che la stazione dovrà essere più alta della coltura nel suo momento di massima crescita e degli oggetti ingombranti nelle vicinanze. Per cui, se stai per installarla in un campo con una coltura alta, come il mais, è consigliabile utilizzare un palo da 4 o 5 metri di altezza. Per prima cosa faremo un preassemblaggio in un posto tranquillo, non direttamente in campo, in modo da non rischiare di perdere parti o danneggiarle. Procedi inserendo le pale oliche dell'anemometro sull'albero, fino in fondo, fissandole con la piccola chiave a brugola fornita. Prova quindi a farle ruotare per assicurarti che girino liberamente. Appoggia quindi il gruppo sensori di lato, in modo da avere l'anemometro e lo scudo solare sulla sinistra. Inserisci la banderuola a segnavento, facendo attenzione di averla inserita completamente nel perno metallico, fino a fine corsa. Una volta accertato che sia piazzata correttamente, fissala all'albero serrando la vite con la chiave a brugola. Individua la fessura per il cucchiaio del pluviometro sulla parte inferiore della base del gruppo sensori. Procedi inserendo l'estremità più larga del pluviometro nella sede. Serra quindi la vite di plastica con testa zigrinata, dalla parte opposta. Inserisci il filtro del pluviometro nella parte superiore del gruppo sensori, e per finire prepara l'attacco al palo sul corpo sensori con dadi e ranelle. Ricordati di rimuovere la linguetta di protezione della batteria del gruppo sensori e controlla che dopo aver premuto il pulsante bianco, il LED verde si accenda e vada a lampeggiare brevemente circa ogni 2,5 secondi. Dopo un minuto andrà poi a spegnersi automaticamente. A questo punto leggi il codice del dispositivo ed apri l'applicazione Xfarm. Una volta entrato nell'account della tua azienda agricola, vai nella sezione sensori, clicca sul bottone più, usa la mappa per selezionare il punto in cui installerai la tua Xsense Mini, inserisci un nome che la identifichi, scrivi il codice letto nella scatola bianca e seleziona il tipo di sensore acquistato e la presenza di eventuali accessori, come il sensore di bagnatura fogliare. Una volta fatto, clicca su Crea sensore per aggiungerlo al tuo account. A questo punto prova ad accendere la stazione premendo il pulsante esterno della scatola bianca, controllando che il LED al centro del pulsante lampeggi velocemente. Aspetta 5-15 minuti e controlla che i dati siano arrivati sull'app Xfarm. Ora dirigiti in campo e trova il punto migliore per installare la stazione, avendo cura che non ci siano ostacoli nelle vicinanze che potrebbero interferire con vento, pioggia o luce del sole. Scava una buca di 75 cm con la trivella ed inserisci il primo spezzone di palo. A questo punto prendi un altro spezzone di palo e fissa il gruppo sensori stringendo i dadi delle due viti a U. Subito sotto, ad una distanza di circa 50 cm, fissa l'Xsense Mini Gateway con le due fascette fornite. Assicurati che l'Xsense Mini Gateway sia accesa ed innesta il secondo palo per poi innestarlo a quello già piantato a terra. Utilizza una livella o un'app con la stessa funzione per verificare che il palo sia perfettamente in bolla, altrimenti le misurazioni potrebbero essere falsate. Controlla che il pannello solare del gruppo sensori e quello dell'Xsense Mini Gateway siano orientati a sud. Un'errata esposizione cardinale può comportare una minore efficienza energetica ed una errata misurazione della direzione del vento. Se hai un sensore di bagnatura fogliare, fissa la sua brida al palo, legando il sensore alla brida attraverso le due fascette in dotazione. Controlla che la foglia elettronica sia esposta a 45 gradi, con gli elettrodi, cioè la parte righettata, verso l'alto e la parte con le scritte verso il basso. Fissa il resto del cavo con le fascette, avendo cura di tenerle sempre ad almeno un metro di altezza dal suolo per evitare danni da parte di animali selvatici. Se hai la fotocamera come accessorio opzionale, puoi fissarla al palo grazie al supporto integrato, orientandola in modo da ottenere l'inquadratura desiderata. La fotocamera scatterà una foto ad ogni accensione della stazione, ed una al giorno dall'accensione in poi. Grazie per aver visto questo tutorial, iscriviti al canale YouTube di Xfarm per continuare a rimanere aggiornato con nuovi video e visita www.xfarm.g per maggiori informazioni.
Buon lavoro da X-Farm.